Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road. Mia nonna soffriva di angina pectoris. Per ridurre la pressione al cuore e la pressione sui vasi sanguigni utilizzava una cintura di esplosivo con 2 kg di nitroglicerina. No, aspetta, non era per 1000, era diviso 1000. Scusatemi, un cerotto con 2 mg di nitroglicerina. Perché come ben sapete la nitroglicerina è un esplosivo ottimo per aprire buchi grandi così eventualmente nella roccia, ma soprattutto per far allargare grandi così i vasi sanguigni. E credetemi, funzionava. Un paio di volte che ho buttato via il cerotto che aveva tenuto tutta la notte, per averlo sfiorato leggermente mi ha pulsato il dito per una buona mezz'ora. Perché vi dico questo? Perché, come ho detto, ho sbagliato le quantità, dal chilogrammo al milligrammo, caspita, alla faccia dell'errore! E perché qualità versus quantità è il primo video che vi segnalo sul doobly-doo e sulla scheda del canale di Andrea Sacchi, Science Please. Ve lo segnalo per due buoni motivi. Il primo buon motivo è che è un canale che merita tantissimo, che parla di scienza, parla in maniera corretta e ben studiata di scienza, non fa quello che faccio io, che è fare quattro chiacchiere in libertà a bordo della mia auto, e quindi vi invito ad andare subito a iscrivervi. Vi lascio anche il link al suo canale sul doobly-doo e sulla scheda anche quello. Sto indicando la scheda di qua, probabilmente YouTube poi cambierà posizione, comunque così potete interagire anche col dispositivo mobile. Qualità versus quantità non parla ovviamente di esplosivi, parliamo in questo caso dell'argomento alimentare, di quelli che sono i cibi, di quelli che sono in certi casi i veleni, le tossine. È un video molto interessante che, vi ripeto, trovate, il primo video che trovate sul doobly-doo e sulla scheda. E secondo video che vi segnalo, cos'è esattamente un meme e cosa c'entra la genetica? Aiuta a togliere certe curiosità. Di nuovo trovate il video linkato sulla scheda e sul doobly-doo, se non potete accedere alla scheda o se preferite comunque leggere la descrizione. E infine vi segnalo, visto che sono dei video molto gustosi, perché non parlare del gusto, quindi la chimica del gusto, che sapore hanno le molecole? Terzo video segnalato sempre sul doobly-doo e sulla scheda. E quindi, ripeto, mostriamo un po' di karma positivo al suo canale, andate, iscrivetevi, guardate i suoi video, c'è anche una cosa che sta facendo, che ha cominciato Andrea, aspetto che la finisci perché voglio metterla in pratica, che è la ricetta dell'idromele, e io da orso sono ghiotto di miele e derivati, per cui aspetto che finisca, però c'è solo la prima parte. Bene, lui era Andrea Sacchi, il canale era Science Please, passiamo all'argomento del giorno, e rimaniamo un po' in gioco, perché magari è una serata tra amici, un bell'incontro, qualcosa per passare il tempo che non sia stare sul divano davanti alla televisione, magari uno immagina «ok, una bella partita a scacchi». Non con me, io a scacchi sono una frana completa, so come si muovono i pezzi sulla scacchiera, punto. Molte mie partite di scacchi sono finite per abbandono alla prima mossa, perché veramente sono talmente pietoso che c'è gente che riuscirebbe a fare scacco matto su di me solo mettendo i pezzi sulla scacchiera. Per cui, però in compenso, la mia piccola vendetta personale è che per tantissimi anni ho giocato a Otello o Reversi, a seconda della parte del mondo in cui vi trovate, che è un gioco completamente diverso dagli scacchi, perché negli scacchi c'è una strategia che bisogna considerare già dall'apertura. Nell'Otello le aperture sono simmetriche e sono ben poche, quindi la strategia viene, diciamo, durante il gioco, e ci possono essere sacrifici fatti a scopi più intelligenti, delle strategie fisse, quindi sicuramente è un gioco molto particolare, molto diverso dagli scacchi, ma un gioco che mi ha riempito le serate contro il computer, contro altri giocatori, è un gioco che mi stimola. Ma al di là dei classici giochi su scacchiera, su hotelliera, su non so, sulla tavola da gioco, come anche il Go o, non so, gli scacchi cinesi, la dama e via discorrendo,
Oltre a quelli, ci sono tutta una serie di classici giochi da tavolo che possono riempire una serata tra amici, dal Monopoly a Risico a... non so, Trivial Pursuit. C'è quel gioco in cui bisogna far capire al proprio compagno una parola segreta disegnando qualcosa su un foglio di carta, e siamo a posto, perché l'ultima volta che l'ho fatto ci devi fare capire sta parola, ragazzi, ma come faccio? Io non... a disegnare, non so fare l'ago col bicchiere, e il mio compagno mi fa «Aspetta, ti do una mano, prendi il bicchiere», lo guardo e gli fa «Cioè, a posto! Cioè, mo facciamo Gianni e Pinotto! Dopo non ti dico non so fare l'ago col bicchiere, mi pigli il bicchiere per fare l'ago e mi pigli il bicchiere quadrato!» Vedete com'è facile, comunque, divertirsi una serata, magari, facendo un gioco da tavolo? Però ci sono quelle situazioni in cui il gioco da tavolo diventa una guerra. Non nel senso, magari, dice quella partita a Risico, che giustamente è una guerra. Tralasciando, appunto, giochi veramente di guerra, cioè in realtà ci può essere quella cosa in cui attorno al gioco da tavolo crescono... non so... lotte, discussioni, litigi... Ma voi che cosa ne pensate? Secondo voi un bel gioco da tavolo, anche una semplice partita a scacchi, magari una partita a scacchi se si è in due, ma quando si è in più persone, un gioco a squadre, o un gioco a Monopoly, una partita a Risico, qualcosa del genere, può essere un modo di passare una serata in compagnia divertendosi, rilassandosi, oppure no, oppure è una cosa noiosa, è una cosa che porta comunque a litigi, a discussioni, e magari ci sono altri modi di passare una serata in compagnia, magari considerate quella classica serata che uno dice «non possiamo uscire e andare a spasso perché è fuori, non so, diluvia». Fatemelo un po' sapere sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, siamo arrivati in fondo a questo vlog, quindi io vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo, vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, se giocate a giochi da tavolo, di fare pollice in alto e condividere questo vlog sugli altri social network, se siete su dispositivo mobile potete condividere questo vlog anche su WhatsApp. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e soprattutto dovreste ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene, questo è tutto, quindi come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!